arrivi in un segmento che si sta restringendo sempre di più a favore di monovolume, SUV, crossover, che sono anche più profittevoli. In più le gerarchie sono molto forti, Golf, Astra, Focus, allora perché insistere? Diciamo che questo è il completamento di gamma che Hyundai sta operando ormai da 2-3 anni a questa parte sul mercato italiano e che non potrebbe non avere compimento se non entrando anche in quello che giustamente è un segmento tra i più difficili combattuti e dove è vero ci sono 3-4 concorrenti che fanno più o meno il 60-70% dei volumi. Però è anche vero che se si vuole marcare il proprio ruolo di sfidante in un mercato come quello italiano, una presenza di successo sul segmento C è assolutamente improcrastinabile. Ecco perché rientriamo con i 30 in un segmento nel quale Hyundai era comunque presente, ma ci rientriamo, devo dire, all'insegna di un cambio di pelle. Perché il rifacimento estetico, tutto ciò che in qualche modo è di derivazione Hyundai nuovo corso, oggi permea il progetto i30 in una maniera particolarmente distintiva. Quali sono i punti di forza dell'i30 rispetto al modello precedente? Lo stile innanzitutto, che è esattamente la novità rispetto alla quale Hyundai oggi sta mettendo sul mercato delle vetture che sono molto lontane dallo stereotipo che si aveva un po' della vettura coreana di 5, 6, 10 anni fa. Stile che si unisce alla tecnologia, perché oggi ci presentiamo con un livello anche di motorizzazioni molto ampio, abbiamo 3 motori benzina, 3 motori diesel. Un motore in particolare ci fa sempre piacere stigmatizzarlo, è il 1600 CRD, da 128 cavalli, che arriva sotto le 100 grammi di emissione per chilometro. Anche questa è una risposta di avanzamento tecnologico da parte di Hyundai, che assieme allo stile completa l'offerta. E in ultimo viene sempre rinforzato il concetto di qualità che oggi noi esprimiamo in ogni momento del nostro operato con questo pacchetto di garanzia 5 anni, chilometraggio illimitato, che credo che sia il miglior biglietto da visita in termini di confidenza del prodotto che ha oggi Hyundai sulla sua gamma. E cosa ha l'i30 in più rispetto alla concorrenza? Direi che ha proprio questa somma di considerazioni stilistiche, tecnologiche, di funzionalità e di qualità che messe insieme la rendono un prodotto che soprattutto in tempi nei quali l'aspetto del controvalore assume un significato molto importante, perché oggi non si chiede più semplicemente che una macchina sia bella e al cliente italiano non si può dare una macchina che non sia bella, ma si chiedono anche degli elementi razionali, tranquillizzanti, che siano di efficienza, che siano anche di comfort, che siano di sicurezza. Ecco, credo che oggi l'equazione complessiva che Hyundai generalmente traduce nella sua gamma e di cui i 30 è un'ulteriore conferma, è proprio questa equazione complessiva di 3-4 valori tecnologici, di comfort, di qualità, di stile, che oggi permeano un po' il nuovo corso Hyundai sul mercato italiano. Quali sono i risultati conseguiti in termini di vendite e di immagine dalla precedente i30? In termini di volumi, nel suo intero ciclo di vita, che si è esaurito proprio pochi mesi fa, la vecchia i30 ha sviluppato circa più di 15.000-16.000 unità sul mercato italiano. Direi che ha contribuito anche nella sua parte a ravvivare questo nuovo corso Hyundai, ma direi che i30 si è inserita in un solco nel quale via via, soprattutto in questi ultimi 2 anni, è stato violentemente accelerato il ciclo di rinnovamento del prodotto. Oggi Hyundai credo che abbia una tra le gamme più giovani in assoluto sul mercato, addirittura sotto i 24 mesi. E direi che l'Italia è stato anche uno tra i mercati più gratificati, anche in termini più gratificanti dal punto di vista di risultato, perché prendo e cito il caso della X20, che nel mondo Hyundai vede proprio l'Italia come mercato col più alto numero di vendite. Per altre vetture come la i40 avete indicato l'obiettivo di entrare nella top 5 del segmento. Qual è invece quello che vi prefiggete per la i30? Avete in mente qualcosa di analogo? Sicuramente i30 dovrà giocare un ruolo di preminenza, non dimenticando che noi nella parte finale dell'anno riceveremo la versione di i30 nella quale siamo più confidenti, cioè la versione cross wagon. Quindi noi esordiremo adesso al salone, diciamo, di Ginevra, immediatamente dopo, col lancio commerciale della versione 5 porte, e poi completeremo la gamma, particolarmente attesa direi settembre, quindi dopo l'estate sicuramente. E grazie all'inserimento della cross wagon credo che questo fenomeno di scalata all'interno della top 10 sarà qualcosa sul quale poi ci potremo pronunciare ad anno pieno il prossimo anno. Ecco, parlando della station wagon, avrà qualcosa di particolare o sarà una station wagon tradizionale? Avrà qualcosa di particolare seguendo questo criterio di stilemi che negli ultimi anni il centro studi e il centro stile europeo di Hyundai ha partorito con le ultime creazioni. Oggi Hyundai si sta conquistando stilisticamente una sua carta di identità molto precisa nel mercato e la Crosswagon sarà un altro elemento a confermare tutto questo.